buonasera a tutte e a tutti, grazie per la partecipazione sia in presenza sia online, queste nuove tecnologie che ci permettono di essere sia in presenza e sia online, e già insomma, ci stiamo collegando. Grazie allora per la partecipazione, per questa presentazione di un volume che mi pare sia uscito da qualche mese o forse ancora nell'anno passato, se non sbaglio, che il titolo è chiarissimo: L'ultima seduta del Gran Consiglio del Fascismo, che ripercorre in maniera dettagliatissima la notte dal 24 al 25 luglio del 1943, quando il Gran Consiglio del Fascismo sancì la caduta di Mussolini e di conseguenza la caduta del fascismo in Italia, ma non la fine della guerra, e che è stato realizzato da Francesco Pellegrini, che è un ricercatore bolognese che ha realizzato questa ricerca a partire da un'ampia analisi di documenti, naturalmente non dal verbale del Gran Consiglio del Fascismo, molto semplicemente perché non ci fu, e questo è parte centrale anche della narrazione che ha ampiamente diffuso su questo libro Francesco Pellegrini. Ma sono stati consultati tutta una serie di archivi, poi gli chiederemo nel dettaglio quali sono, e soprattutto le lettere, i diari, i resoconti che alcuni dei gerarchi fascisti appartenenti appunto al Gran Consiglio redassero nell'immediatezza degli eventi o anche successivamente. Ma ci sono anche altri documenti molto interessanti, che sono ad esempio le trascrizioni di telefonate, anche telefonate private. Una delle più interessanti, che poi citeremo più avanti, è quella tra Mussolini e Claretta subito dopo l'esito della seduta del 25 luglio. E ci sono invece anche trascrizioni di telefonate fra esponenti delle istituzioni e dell'esercito, o trascrizioni di conversazioni private, che sono però estremamente interessanti dal punto di vista della ricostruzione del libro. Degli eventi, insomma, che sono raccolti in questo libro. Quindi questo è già un elemento molto interessante di questo volume. Gli altri elementi verranno fuori nel corso della nostra, del nostro incontro. Ci accompagnano in questo dibattito Federico Argentieri, docente della John Cabot University di Roma, e Marco Brunazzi, presidente dell'Istituto Salvemini. Quindi poi passerò brevemente a loro la parola. Dico solo due parole e poi diciamo passiamo prima la parola a loro e poi naturalmente passeremo la parola all'autore, a cui forse ciascuno di noi avrà molte domande da porre e anche voi del pubblico. Nel caso ci fossero al termine del nostro dibattito delle domande, siamo molto felici ovviamente di accoglierle. Vi chiederemo solo di avvicinarvi al tavolo per poter parlare dal microfono, ma oppure insomma ve lo passiamo in ogni caso, solo questo perché sennò non ci sentono online. Allora, un aspetto molto interessante di questo volume, che quindi sarà poi la mia prima domanda, ma poi me la ricordo e te la porrò dopo che avremo sentito gli altri relatori, e non è tanto una domanda, io l'ho definito prima parlando anche con Marco Brunazzi una sorta di apprezzamento, perché questo volume è vero che la sua parte centrale è una cronaca minuziosa di quei giorni, cioè i giorni sostanzialmente che vanno dal 19 di luglio, ma insomma dal 10 luglio diciamo, no, in realtà anche prima, insomma sono vorticosi i momenti insomma che segnano l'arrivo alla seduta del Gran Consiglio del Fascismo, e sono ovviamente lo sbarco alleato in Sicilia del 10 luglio, cui era preceduta però la caduta dell'isola di Pantelleria. Beh, poi due giorni dopo l'arrivo in Sicilia c'è la resa incondizionata e anche un po' vile forse dell'esercito, la resa di Augusta,
che è un elemento che gioca molto negli equilibri interni sia dell'esercito sia dei rapporti con Mussolini e dei rapporti con il re, che pur essendo, non comparendo quasi mai di persona in questo volume, è sempre nelle retrovie e quindi segna sostanzialmente gli eventi di quei giorni, per poi arrivare all'incontro a Feltre tra Mussolini e Hitler, che avrebbe dovuto portare a uno chiarimento, una svolta, che in realtà non ci fu, e all'evento drammatico del bombardamento di Roma del 19 luglio, quindi il bombardamento del quartiere di San Lorenzo, che fu un evento drammatico e che segnò l'accelerarsi di tutta quella diplomazia parallela che porterà appunto alla seduta del 24 luglio con la proposta dell'ordine del giorno di Dino Grandi. Ma di questo avremo modo di parlare. La domanda e l'apprezzamento, mettiamola così, riguarda invece il fatto che l'autore non parte da quei giorni, ma parte da 3 anni prima, e cioè dall'incontro che ci fu il 14 marzo del 1940, un incontro informale e tutto sommato marginale, ma in realtà denso di premesse, che è l'incontro tra Galeazzo Ciano e il duca d'Acquarone, che era il ministro della Real Casa. Siamo nel marzo del 40, l'Italia non è ancora in guerra, entrambi convergono su un'opinione comune, che è la stessa opinione del re sostanzialmente, quello che la guerra sarebbe meglio evitarla. E quella stessa guerra, i cui esiti drammatici, tragici, si manifestano a metà del 1943, sarà proprio la causa che farà, la causa principale, non l'unica, causa principale di questa tragedia. È veramente una tragedia questo momento storico, una tragedia greca, direi, proprio nei termini in cui nella tragedia greca qualunque scelta venga presa comporterà comunque degli esiti drammatici. E quindi e qua c'è tutto, ci sono anche elementi tipici della tragedia greca, senza volerlo ovviamente, ma ci sono i legami familiari, Galeazzo Ciano che è il genero del duce, ci sono scelte appunto irrevocabili che portano conseguenze drammatiche in ogni caso, e poi c'è anche il coro sono i cittadini italiani, i soldati mandati in una guerra destinata a esiti per nulla gloriosi, e ci sono anche i cittadini che qualche mese prima, proprio nelle grandi città del nord, Torino in particolare, avevano dato vita agli scioperi appunto del marzo, che erano scioperi proprio contro questa guerra, ma anche contro le condizioni in cui erano costretti a vivere. Allora, fatta questa prima premessa, che vuole essere solo un assaggio di tutto quello che c'è in questo libro, e tenendomi da parte appunto la domanda perché l'autore ha voluto partire proprio da quel momento, sebbene sia assolutamente significativo, io passo la parola al professor Argentieri, al quale appunto chiedo di raccontare un po' le sue impressioni sul libro e in quale misura ha accompagnato anche la genesi di questo volume. Grazie Donatella, grazie a tutti voi per tutte e tutti voi per l'invito, che mi fa sempre molto piacere venire a Torino e scusate la sgrammaticatura e in particolare di discutere di questa vicenda di cui io ho sentito parlare fin dall'infanzia. Perché mi presento brevemente, io sono il figlio della figlia media di Federzoni, che è stato uno dei protagonisti del fattaccio, la quale mia madre si arrabbiava tantissimo quando sentiva parlare di congiura, complotto,
ordito, queste parole la facevano infuriare. Io ogni tanto, così, a mo' di sfottò amorevole, le tiravo fuori. E che visse queste vicende naturalmente come un trauma, perché dalla bambagia di una figlia del regime, di una ragazza del regime, si trovò improvvisamente in un convento di suore dove rimase per tutto il periodo dell'occupazione tedesca, e poi il fatale 11 gennaio 1944, mia madre aveva da poco compiuto i 18 anni, sentì alla radio la condanna a morte di vari, mi pare fossero 18 i condannati a morte, dico bene, al processo di Verona, tra cui suo padre, il quale però era rifugiato, per fortuna anche lui, in un luogo non distante. E non è, diciamo, una cosa facile questo tipo di eredità, anche se in età abbastanza tarda penso di essere venuto in possesso di tutti gli elementi sia culturali che emotivi per, diciamo così, avere un po' di padronanza della situazione. Non vi racconto questa cosa per altro motivo che per sapere con chi avete a che fare, che, da che punto di partenza io parli di questo libro. Francesco Pellegrini gentilmente ringrazia me e alcuni miei congiunti per l'aiuto che effettivamente gli abbiamo dato, e devo dire subito, cantare le lodi di questo libro, perché ci sono delle cose che mi hanno particolarmente colpito in maniera positiva. La prima di queste sarà una mia mania, ma nonostante il fatto che Pellegrini sia, diciamo così, uno storico mediatico, nel senso che si occupa anche di storie, mass media, eccetera, non c'è un, se non sbaglio, riferimento a una fonte internet, per cui i HTTP, www, eccetera, eccetera, non ci sono. Perché questo è un libro all'antica da questo punto di vista, con riferimenti scritti, diciamo così, in alfabeto normale, senza tutte quelle, insomma, quelle cose che sono fin troppo abbondanti nella storiografia contemporanea. Per cui lode a Pellegrini per questo, in primo luogo. Non ci sono refusi che io abbia visto, e questo anche è un fatto importante. La casa editrice universitaria di Bologna è meritevole, perché anche questo è un problema. Cioè i refusi e i riferimenti ai siti internet rendono indigesta la lettura. Io poi sono uno che legge le note, non è che le note le considero così, no, io vado a leggere perché le note sono parte, componenti essenziali del testo, soprattutto quando elaborano su alcuni temi, aggiungono particolari, eccetera, eccetera. Per cui, seconda lode. Per quanto riguarda la struttura del libro, secondo me, meritevole di diventare un classico della nostra storiografia da diversi punti di vista. Intanto Pellegrini con certosina pazienza ha, perché insomma non deve essere stato proprio un lavoro divertentissimo, ha ricostruito fatti in maniera minuziosa quasi fino al puntiglio, e va benissimo così, perché questo è un fatto importantissimo della nostra storia, forse l'evento più importante del nostro XX secolo, forse, o comunque certamente uno dei più importanti. E poi ha, delle 286 pagine del libro, ne ha dedicate ben 136, cioè quasi la metà, al verbale che non fu mai scritto e che però scrive lui. Scrive lui con approssimazione, direbbero gli statistici, quasi zero, cioè da ritenersi esatto, forse ci sarà qualche dettaglio che gli è sfuggito o qualche dettaglio impreciso, però nella sostanza non si può dire nulla assolutamente, sono talmente tante le fonti consultate e soprattutto le fonti che sono state pubblicate, laddove, come si insegna nell'introduzione alla storiografia, le fonti combacino da punti di vista completamente diversi se non opposti, non ci possono essere dubbi sul fatto che la ricostruzione sia veritiera, anche non sempre completa.
E dunque questo verbale lunghissimo, a volte un po' di tedio, colpisce il lettore che invece legge con grande interesse l'introduzione, importantissima, secondo me la parte più importante del libro, e le conclusioni che sono più conosciute dell'introduzione, perché insomma si sa la storia dell'arresto di Mussolini, eccetera, eccetera, è più conosciuta di quanto non siano, molto più conosciuta direi di quanto non siano invece le premesse del 25 luglio. Su queste premesse io devo dire che alcune cose non mi erano note, non sono uno storico dell'Italia fascista, però ho conosciuto, diciamo così, vari personaggi insigni, tra cui lo stesso De Felice, che se ne sono occupati, e ho conversato con lui e con altri sempre sul fatto di questa, diciamo così, essere nipote di, uno dei nipoti di. E vorrei dire che la caduta di Pantelleria mi ha molto colpito. Mi ha molto colpito perché così ha evocato diverse idee che mi aleggiano in mente. La caduta di Pantelleria è un fatto di cui si parla pochissimo. Mi pare 13 giugno, giusto? 43. Intanto Pantelleria è geografica, perché Pantelleria e non Lampedusa, per dire, e perché i migranti desiderosi di arrivare in Europa vanno a Lampedusa e non a Pantelleria, perché la geografia delle due isole è opposta. Cioè Pantelleria è un'isola rocciosa, praticamente inaccessibile dal mare, è difficilissimo, ci sono due mini spiaggette che si possono controllare benissimo, non è neanche un luogo turisticamente attraente, tranne che per gli scalatori, e ci sono le grotte, l'ho detto alla napoletana, ci sono delle grotte grotte naturali piuttosto profonde che consentono un rifugio abbastanza sicuro. Ora, gli angloamericani fecero, come racconta Pellegrini in modo molto preciso, anche per quanto riguarda il tipo di armi, eccetera, eccetera, già da allora usavano il carpet bombing, che era stato inaugurato da Hitler con Guernica e che poi loro assunsero a propria, e era stato adottato anche su Londra nel 1940, e che loro poi, a partire dal loro ingresso in guerra, adottarono come strategia, lo utilizzano tuttora, non sempre a proposito, neanche in Italia. E a proposito, scusate, mi è venuta in mente una cosa che non vorrei dimenticarla, perché ormai la senilità incalza. Un libro che non vi deve sfuggire, perché è un libro eccellente, si chiama Fratture d'Italia, di John Foote, che è uno storico inglese, molto competente in questioni italiane. Il titolo italiano non rende la precisione del titolo inglese, che invece è molto più bello, che si chiama Italy's Divided Memory. E John Foote, con pazienza, anche lui certosina, ricostruisce tutti gli eventi che vengono ricordati in maniera diversa, se non contrapposta, nella nostra storia. Ed è una lista desolante, direi, per la lunghezza. Cioè arriva anche alle due lapidi per Pinelli, racconta poi episodi grotteschi come il fatto che in Toscana per 40 anni, 50 anni dopo la liberazione ci fu una lapide che diceva: qui i pacifici cittadini di non so quale paesino erano radunati quando li colpì l'infame Teppaglia nazifascista. Poi si scopre che invece era un fuoco amico, era un bombardamento alleato, cioè, allora non c'è da preoccuparsi, mettiamo un'altra lapide in cui ricordiamo gli stessi cittadini, dicendo, senza togliere la precedente, dicendo, questa, secondo me è un capolavoro. Io non sono andato sul posto a verificare, ma mi fido di John Foote perché l'ho conosciuta, una persona molto garbata e molto intelligente, tra l'altro appunto uno che meriterebbe
una decorazione per i suoi studi sull'Italia. Fratture d'Italia, mi pare che l'ha pubblicato Rizzoli. Chiusa la parentesi, scusatemi. E dunque dicevo che la questione di Pantelleria è una questione dolorosissima. Non soltanto perché gli americani si esercitano per quello che sarà il bombardamento di Roma, io dico gli americani, dovrei dire gli anglo-americani, ma sono soprattutto gli americani, perché, parliamoci chiaro, l'aviazione inglese era impegnata in Inghilterra, in Africa c'era un aereo su 10, gli altri 9 erano tutti americani, e si sono esercitati su Pantelleria per quello che sarebbe stato poi il bombardamento di un mese, poco più di un mese dopo, su Roma, bombardamento devastante che ha suscitato anche canzoni belle e insomma una memoria piuttosto radicata e profonda, in cui il regime fece una figura orrenda in generale e soprattutto rispetto al Papa, che invece appunto l'angelo con gli occhiali di cui canta De Gregori, che andò lì e seppe confortare la popolazione dicendo le cose giuste. E in questo bombardamento questo bombardamento di fatto spaventò i difensori dell'isola al punto che si arresero senza motivo, avrebbero potuto resistere molto più a lungo se ci fosse stato un po' più di sangue freddo. Ora io capisco che il bombardamento a tappeto può essere una cosa spaventosa, non lo metto in dubbio, non l'ho mai subito, spero di non subirlo mai, però mi rendo conto che può essere una cosa. Però che tempra c'era in queste persone? Come ha detto qualcuno, adesso non ricordo assolutamente chi citato nel libro, il bombardamento uccise la voglia di combattere praticamente. E questo però deve far riflettere, perché un argomento che viene accuratamente evitato sia dalla politica che dalla storiografia, e che fu soltanto brevemente accennato durante i lavori della Costituente, ma molto brevemente, è l'atteggiamento del cittadino italiano nei confronti della guerra. Cioè, l'atteggiamento del cittadino italiano nei confronti della guerra, come possiamo vedere ogni giorno, oggi, da 2 mesi e rotti a questa parte, è un atteggiamento isterico, schizofrenico, cioè tutte le malattie enunciate da Freud, da Jung e dai loro discepoli sono presenti nell'atteggiamento medio dell'italiano nei confronti della guerra, il che differenzia l'Italia da altri paesi, perché in altri paesi la guerra è vissuta come deve essere vissuta, cioè come una peste, come una cosa tremenda, bruttissima, però bisogna distinguere tra guerra e guerra, non si può non distinguere tra guerra e guerra, è impossibile, perché allora dovremmo mettere sullo stesso piano il 1918 o il 1915 con il 1940, e non lo mettiamo sullo stesso piano nel modo più assoluto, anche se non rivendichiamo la differenza con la stessa energia. Non so se ho reso l'idea. Ora, l'articolo 11 della Costituzione merita un approfondimento per quanto riguarda la discussione della Costituente. Fu una discussione interessantissima, molto raffinata, condotta dal democristiano Bartolomeo Ruini, detto Meuccio, che era democristiano con senso dello Stato, non era uno di quei clericali che pure abbondavano nella DC. Non vorrei dire De Gasperiano, ma quasi. E fu condotta con grande finezza e ne venne fuori un articolo che calza perfettamente con lo spirito della Costituzione. Ora, la catastrofe di come viene distorto e abusato questo articolo è una vera e propria catastrofe culturale, direi, prima ancora che politica. Una vera catastrofe, credetemi. Nessuno è andato a leggersi, io l'ho fatto perché ho presentato una comunicazione sull'articolo 11 in una conferenza che si svolgeva a Edimburgo, appunto presieduta dal John Foot di qui sopra, di questa ASMI, che è Association for the Study of Modern Italy, che è un'associazione inglese molto
adesso è un po' calata, però insomma, a suo tempo ha avuto dei meriti enormi. Magari avessimo noi degli studiosi della Gran Bretagna, non ce ne abbiamo praticamente nessuno, autorevoli come gli studiosi britannici dell'Italia, magari. Allora, da cosa deriva questa nostra malattia che riassume in sé tutte le malattie studiate da Freud, Jung e dai loro discepoli, senza eccezioni? Perché c'è stata una storia molto complessa, controversa, che ha avuto degli strascichi profondissimi, tuttora perduranti, semplificazioni, incomprensione o rifiuto delle complessità e così via. Allora, per spiegare meglio questo mio concetto, vorrei parlare a questo punto, scusate se mi sto un po' dilungando, però insomma, spero che sia venga percepito come un segno di interesse nei confronti di questa iniziativa e del libro. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo. Come dice il nome, nobile piemontese, ufficiale dell'esercito da giovanissimo, non ricordo esattamente la data di nascita, mi pare fosse 1902, il quale, appunto all'età di 41 anni, si trova a fare da interprete. Questa è una cosa che non sapevo, cioè mi domandavo cosa fosse andato a fare, non sapevo che sapesse il tedesco, appunto da tradurre Mussolini e Hitler. Naturalmente Mussolini diceva di sapere il tedesco, non credo che la cosa fosse credibile. Allora, io ho conosciuto bene la sua famiglia, soprattutto sua figlia più piccola, che adesso ha 90 anni, la quale anche lei, poverina, peggio di mia madre, due mesi dopo, il trauma di mia madre, che è già trauma relativo, ebbe invece il trauma assoluto di ricevere un foglietto sgualcito, lei aveva 12 anni all'epoca, non 18, un foglietto sgualcito delle autorità tedesche occupanti a Roma, che dicevano che suo padre era stato giustiziato, tra virgolette, alle Fosse Ardeatine. Ora, il percorso di Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo dall'esercito italiano e dal volontariato nella guerra civile spagnola dalla parte di Franco, cioè Montezemolo si arruola volontario perché era possibile per i militari italiani non mandati esplicitamente a combattere con Franco, era possibile arruolarsi come volontari. E lui partecipò alla guerra civile spagnola come volontario, insieme a un altro personaggio, sicuramente all'insaputa l'uno dell'altro, anche egli importante, Giorgio Perlasca. Attenzione. Il percorso di quest'uomo, che visse appunto appena 42 anni, è importantissimo, perché lui nel giro di due mesi, da interprete dell'ultimo vertice tra Mussolini e Hitler, diventa il capo della resistenza romana. Riconosciuto. Il capo della resistenza romana, il quale prende subito contatto con tutte le forze della resistenza romana, non solo quelle del CLN. Attenzione, la resistenza a Roma è fatta da due componenti. Il CLN e i cani sciolti, tra virgolette. I cani sciolti sono Partito d'Azione, appena fondato e dunque non riconosciuto come un partito che poi entrerà nel CLN, ma non ancora, all'8 settembre, e Bandiera Rossa, gruppo definito trotskista, ma in realtà non aveva molto a che fare con Trotsky. Era quasi un equivalente del POUM spagnolo, il che sicuramente non era un buon presagio. E infatti. Ora, Montezemolo prende contatto con tutti questi personaggi, senza discriminare tra CLN e non CLN, e cerca di dare delle direttive sulla base della sua esperienza, della conoscenza dei tedeschi, che era comunque una conoscenza abbastanza approfondita, e di una visione strategica. E come sappiamo, alla fine di gennaio viene
catturato attraverso una soffiata. Ora, io so che la soffiata, cioè la rivelazione su chi fece la soffiata è stata fatta e c'è stata una causa legale da parte del nipote del soffiato, per così dire, che era un deputato monarchico che si chiamava Enzo Selvaggi, morto stranamente in un incidente negli anni 50. Il nipote di Selvaggi querelò Paolo Mieli, queste sono cose che si di pubblico dominio, per aver scritto nel Corriere della Sera sulla base di un resoconto che la soffiata era stata fatta, eccetera, eccetera, da Enzo Selvaggi, e non so come sia andata a finire la querela. Ne ho parlato con Adriana Montezemolo, appunto la figlia minore che ho avuto il piacere di conoscere, che, con la quale intrattengo rapporti cordialissimi, anche perché poi lei era andata a scuola, nella stessa scuola di mia madre, anche se era più giovane, è più giovane di 6 anni. Andavano nella stessa scuola e si conoscevano personalmente, quindi non escludo che mio nonno abbia conosciuto suo padre. Andavano a prendere, vabbè che lì c'erano gli autisti che andavano a prendere le bambine a scuola, insomma, sia nel caso mio che nel caso suo, ma insomma, vabbè, chissà che non si siano incontrati. E dunque, la complessità che viene respinta, così come il vero significato dell'articolo 11, così come la vera natura del fascismo, così come addirittura per certi aspetti il risorgimento, così come la resistenza, così come la guerra mondiale. Cioè i grandi episodi della nostra storia sono travisati, bestemmiati in alcuni casi, ignorati, non approfonditi, ideologizzati, e chi più ne ha più ne metta. Beh, dobbiamo porre fine a questo disastro però, non è possibile. Cioè io ho una figlia che ha quasi 18 anni, oltre a due molto più grandi, e cerco di coinvolgerla in questa, diciamo così, eredità familiare complicata nel modo migliore, ma è molto complicato, ma non per colpa sua, per colpa degli input che riceve a scuola, tra gli amici, eccetera, eccetera, con i media e così via. È un lavoro da Sisifo, ragazzi e ragazze, non ci illudiamo. Un lavoro da Sisifo, poi io sono uno pignolo a cui non piacciono le approssimazioni e dunque cerco di convogliare la complessità e l'articolazione nel modo migliore possibile. Ma noi non possiamo a 161 anni dall'unità e dall'unificazione del paese, 150 da Porta Pia, 100 e rotti dalla Vittorio Veneto, 77 dalla liberazione, non possiamo ancora trovarci in questa situazione di confusione assoluta. Ma ci vuole un po' più di chiarimento, di chiarezza, e la chiarezza passa attraverso la comprensione della complessità. Perché chi era Montezemolo? Era un militare fascista, amico di Hitler e di Mussolini, o un eroe della resistenza che per 2 mesi, dal suo arresto a gennaio alla vigilia della sua esecuzione, resistette a torture orrende nel carcere di Via Tasso? C'è una cosa terrificante, c'è, per chi è andato al museo di Via Tasso, c'è una stanza dove veniva chiuso con le finestre murate, dove era rinchiuso, aveva questo privilegio di avere una stanza tutta per sé, e dove subiva cose inenarrabili per 2 mesi, bisogna essere tosti però, per non dire una parola, in 2 mesi. Tant'è vero che lo stesso Kappler, bontà sua, ebbe delle parole di riconoscimento per Montezemolo. Bon. Allora, la complessità è questa, che ci sono stati dei fascisti o comunque degli uomini di estrema destra che si sono ribellati all'alleanza con la Germania, tardi ma in maniera efficace. E dove li mettiamo questi qua? Sono della resistenza, appartengono alla resistenza di diritto, oppure sono così dei personaggi di cui sì, ogni tanto si parla bene, però Montezemolo non è stato mai menzionato nelle commemorazioni della resistenza fino al 1965. Per 20 anni non esisteva. C'era solo il Partito Comunista con 2 M, come si dice a Roma, anche in modo un po' così becero. Becero nel senso del settarismo. È possibile una cosa del genere? È una follia assoluta. E ancora adesso ci si fa fatica a riconoscere che
il capo della resistenza romana era un militare volontario con Franco nella guerra di Spagna che aveva fatto l'interprete tra Mussolini e Hitler un mese e mezzo prima di diventare il capo della resistenza romana. Si fa fatica, non ce la si fa. Poi adesso tralascio nel modo più totale le fosse ardeatine, perché è un capitolo a parte, anche quello complesso, che non appartiene a questa discussione. Per Lasca, stesso discorso. Ah, per Lasca, sì, certo, quello che ha salvato gli ebrei. No, alt, non solo. Ha salvato gli ebrei, fingendosi console spagnolo, perché la Spagna era contraria alla Shoah. Gli ambasciatori spagnoli, dovunque si trovassero in Europa, quei pochi paesi che riconoscevano la Spagna franchista, salvarono ebrei in grande numero, perché Franco aveva dato indicazioni, la Shoah no. Hitler e Mussolini sì, la Shoah no, per cui procediamo. E dunque, in base alle onori accumulati combattendo con Franco, Perlasca ebbe la cittadinanza della spagnola, fu nominato ambasciatore, console a Budapest, e come sappiamo salvò centinaia e centinaia di ebrei. Ma la percezione de sinistra, anche qui c'è un accento romanesco che indica un certo settarismo becero, per cui, Perlasca, quello che ha salvato gli ebrei, sì, lo sai che era un fascista o no? Ma un fascista vero, cioè un bel fascistone, e lo è rimasto dopo la guerra. Era di destra, ma proprio destra, Movimento Sociale Italiano, va bene? Non solo, anche se quando Budapest prese, rimase in contatto con tutti e due i governi italiani, quello del sud e quello di Salò, poi però ci fu il colpo di Stato, per un certo periodo di tempo, dal settembre del 43 fino al colpo di Stato del marzo 44, erano riconosciuti entrambi i governi, dal governo ungherese di Orti. Poi, col 19 marzo, il colpo di Stato filo nazista, fu rotto il rapporto con il governo del Sud e rimase solo la Repubblica di Salò, e a quel punto il povero Perlasca si trovò nei guai e allora divenne spagnolo, perché con la Spagna il rapporto rimase. Allora, che succede? Perlasca era un fascistone, e Perlasca, se non fosse stato per Enrico De Aglio, che lo scoprì praticamente 6 mesi prima che tirasse le cuoia, Perlasca, per caso, perché nell'Ungheria post-comunista gli ebrei sopravvissuti, salvati da Perlasca, lo cercarono affannosamente, lo trovarono a Padova e fecero in tempo appena a ringraziarlo. De Aglio ascoltò questa storia e riuscì per fortuna a intervistare Perlasca prima che morisse 30 anni fa ormai. E per tutto il dopoguerra Perlasca era stato zitto, non aveva potuto raccontare la sua storia, non aveva potuto dire io, pensiamo a Primo Levi, che non era fascista ovviamente, che anche lui aveva questo groppo in gola e non riusciva a dire neanche a proferire parole, la prima edizione di Se questo è un uomo praticamente non fu ignorata, eccetera, eccetera. Pensiamo alla storia di Primo Levi, pensiamo a quest'uomo che non era uno scrittore, era un uomo così, un uomo d'affari, un commerciante, il quale si tenne questa storia tutta per sé per il resto della sua vita, perché raccontare la propria storia a 6 mesi dalla morte non vale molto. Sì, vale magari a morire più sereno, però, come dire, sarebbe stato meglio se qualcuno l'avesse intervistato nel 47 e lui avesse potuto avere tutti i riconoscimenti che meritava nel 1947, ma si poteva in un paese pazzo come questo riconoscere i meriti di un fascista nel 1947? Ovviamente no, e dunque tanti saluti per Lasca, non so se ho reso l'idea. E concludo dicendo due cose, una sul libro ancora, che è una mini critica proprio piccolissima, dopo tutte le lodi ci sta pure una critica, però c'è anche un'altra lode. E concludendo con la storia di mio nonno, sempre per la follia italiana, condannato a morte a Verona, in contumacia, e poi all'ergastolo da Mario Berlinguer, dalla Alta Corte di Giustizia.
pareggiati i conti, a morte da una parte e all'ergastolo dall'altra, che cos'era? Era fascista o è uno che ha affossato il fascismo? Forse era un cofondatore del PNF che però lo affossò in un momento cruciale per la storia d'Italia. Allora che vogliamo fare? Considerare solo l'una cosa contro l'altra o considerarle entrambe? Considerarle entrambe come cose negative, detto e fatto. Condannato per aver fondato, cofondato il fascismo e condannato per averlo affossato. Bisogna dire che però appunto la condanna repubblicana fu all'ergastolo, mentre invece la condanna fascista ovviamente era a morte, almeno in questo c'era una differenza, però voglio dire, non ci sta bene con la testa questo paese, ragazzi, bisogna mettere le cose in chiaro. Concludo, lode ulteriore, anzi prima la critica minuscola, ogni tanto ci sono dei libri che citi che però non compaiono nella lista finale, Pietro Marchi, trovami Pietro Marchi nella bibliografia. Luca Pietro Marchi. E ce n'è un altro che mi interessava moltissimo, però non c'era. L'impronta di Pietro Marchi purtroppo non è stato pubblicato sul diario. Sei sicuro? Sì, è stato, sì. Sì, il riferimento è al diario di Pietro Marchi, diplomatico italiano. È stato a sua volta grandi porzioni di questo diario sono stati citati da altri autori che hanno avuto la possibilità di consultare il manoscritto. E sfortunatamente non è ancora stato pubblicato ufficialmente. Speriamo che un domani si possa fare. Non dovevi scrivere, per cui agli atti rimane questa mini critica. Altra lode, questo verbale di 136 pagine che non fu mai scritto prima di Francesco Pellegrini merita di diventare una pièce teatrale. Ma sul serio, eh? E ormai c'è questa fissazione. Io ho visto decine di ricostruzioni, quello era seduto lì, quell'altro era seduto lì, poi beh, già il fatto, la divisa sariana, insomma, ragazzi, un po' di serietà, mettetevi la giacca, la cravatta, cazzo andate girando con una divisa sariana, scusate questa intemperanza, però veramente, insomma, mio nonno con la divisa sariana a 60 anni, ma dove vai? 64, quanti ne ha? 65, dai su, siamo seri, vabbè. Detto questo, una pièce teatrale, perché è una tragedia shakespeariana. Una tragedia shakespeariana in cui Mussolini, veramente, non sto scherzando, meriterebbe veramente una pièce teatrale. Con il libro di il verbale di Pellegrini come copione. Mussolini, un enigma assoluto. Maurizio Serra, che è un diplomatico scrittore, ha scritto un libro su Mussolini di 500 pagine senza riuscire a capire che tipo fosse, descrivendo benissimo tutto, però cioè, l'enigma assoluto. Mussolini era un enigma assoluto, un groviglio di tutto, di complessi da classe subalterna e piccola borghesia, slanci, come si dice, quasi picareschi, di tipo romantico, eccetera, entusiasmi, delusioni, illusioni, un disastro, altro che psicanalisi. Però ecco, questa è la nostra storia è complicata. Io spiego ai miei studenti, e vi assicuro che sto concludendo, io spiego ai miei studenti che la storia italiana è complicata, molto più complicata della loro, praticamente più complicata di moltissimi altri paesi europei, quasi senza eccezioni. Per una serie di motivi. E noi abbiamo avuto tre fasi storiche nella nostra storia unitaria che tutte e tre hanno aggrovigliato ulteriormente nodi e ne hanno aggiunti degli altri. Conflitto Stato-Chiesa nel periodo liberale, fascismo che abolisce tutti gli altri partiti, guerra fredda, contrapposizione frontale, mancanza di alternative, eccetera, eccetera. Queste tre fasi storiche hanno creato dei nodi praticamente quasi inestricabili, però provare, visto che non si possono tagliare come il nodo gordiano, provare perlomeno piano piano a estricarli, secondo me è un dovere, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Grazie.
Grazie mille a Federico Argentieri per questo suo intervento che come sempre spazia molto, passa dalle sue memorie a una ricostruzione della complessità della storia d'Italia, ma anche della, che riporta anche all'attualità. Ora passo la parola a Marco Brunazzi. A proposito di complessità, chiederei a lui, che naturalmente può fare anche delle domande all'autore o fare delle sue riflessioni, però di approfondire il tema del momento in cui l'Italia si trova nel luglio del 43 all'interno del più ampio conflitto che si stava invece svolgendo in Europa e non solo. Ma anch'io riprendo la parola che ha usato Federico Argentieri e Donatella ha ripreso adesso, il tema della complessità. È verissimo che oggi la difficoltà di chiunque si occupi di storia, ma vivrebbe da dire anche in genere di politica, è questa crescente superficialità con cui ci si approssima ai grandi temi storici, con uno schematismo molto spesso raffazzonato e superficiale. Sulla storia del fascismo poi è sotto gli occhi di tutti questa permanente difficoltà dell'opinione pubblica di riuscire a pervenire ad una narrazione, non dico condivisa, ma perlomeno fondata sulla articolazione che la storia ha creato nel tempo. Cioè lo schema, come diceva bene Argentieri, ancora oggi, anzi oggi più di ieri, gli schemi sono sempre più superficiali, ideologizzati, anche se con poca ideologia in realtà, e quindi la comprensione storica di quel che è accaduto è sempre più esigua. Allora, il libro di Pellegrini mi ha colpito per diverse ragioni, ma la prima ragione è che devo dire non è così frequente pubblicare un libro su questo argomento, quando, come è noto, bene o male, una bibliografia piuttosto ampia nel corso di questi 70 anni, diciamo così, si è pur sviluppata, e che del resto nella bibliografia che lui stesso mette in calce al libro è ampiamente riportata. E sembrerebbe quasi che su questo tema non ci sia poi più molto da aggiungere. In realtà questo libro dimostra che non è così vero, e lo è per due ragioni. La prima è a me è sembrato straordinaria, come posso dire, acribia, accuratezza con cui l'autore si è accostato alle sue fonti, si è sforzato di renderle il più possibile comprensibili e accessibili, di non manipolarle preventivamente sulla base di un percorso, come dire, interpretativo, così che il lettore si trova davanti a questa lunga sequenza di personaggi, di vicende, situazioni, senza libero in qualche modo di cercare anche lui di dare una sua interpretazione di quegli avvenimenti, di quei dettagli che l'autore mette in campo. Questo metodo è tanto più apprezzabile perché in realtà consente a Pellegrini di tracciare un profilo particolarmente, a mio avviso, autentico di quella storia. Ricordava Argentieri prima che in realtà è abbastanza paradossale che a 77 anni dalla fine del fascismo storico ci si interroghi, ci sono ancora i fascisti, c'è ancora il fascismo, qual è la capacità di attrazione che il fascismo continua ad avere. Umberto Eco addirittura parlava di fascismo eterno, volendo significare quelle capacità che quell'ideologia aveva di aggregare pulsioni, eccetera, eccetera. Però accostandosi invece a un'analisi accurata, storica, perché questo è il mestiere dello storico, no? Ricostruire minuziosamente il corso delle vicende e attraverso questa ricostruzione offrire al lettore l'opportunità di avere il quadro il più ampio possibile di situazioni, e qui il primo punto importante, che però non sono affatto semplici, sono situazioni complesse. Sono situazioni complesse perché l'evolversi degli avvenimenti, tanto più in una crisi drammatica come era quella che stava vivendo l'Italia del 43, vengono fuori queste cose, vengono fuori le contraddizioni, le incertezze, anche le illusioni che corrono sia nel campo, diciamo, di quello che sarà di Mussolini, dei fascisti
che lo seguiranno, ma anche del campo di chi è deciso di sbarazzarsi di Mussolini, ma che poi nutre illusioni sulla portata degli avvenimenti e sulle loro conseguenze. Faccio un esempio. Mi ha molto colpito, l'avevo già letto anche in vecchie, ma comunque qui è riproposto con grande accuratezza, la preoccupazione che il re Vittorio Emanuele III ha che questa operazione, che alcuni generali Castellano e Ambrosio parlavano francamente di arrivare a un colpo di Stato militare, per cancellare, togliere Mussolini dal potere, il re, che tuttavia resta il punto di riferimento obbligato, per così dire, per la sua carica, per il prestigio istituzionale che comunque la monarchia aveva, il re si preoccupa che si trovi un appiglio istituzionale, perché lui non pensa di poter prendere decisioni se non ha un appiglio, un'opportunità, un pronunciamento di un organo istituzionale che gli consente di intervenire. È paradossale questa vicenda, perché? Perché stiamo parlando di un monarca che ha cominciato a governare in Italia nell'età liberale, e quindi non solo governare nell'età liberale, ma che sulla scorta già delle precedenti esperienze, a partire subito dopo Carlo Alberto, da Vittorio Emanuele II, aveva visto la monarchia italiana, consolidarsi nell'idea di una monarchia liberale, che prende atto del Parlamento, il notaio, come amava poi anche dire Vittorio Emanuele III, eccetera, eccetera. La cosa paradossale di questo atteggiamento è però che questo stesso re è quello che, a partire appunto dal 28 ottobre 22, non fa la cosa che qualunque capo di Stato liberale avrebbe fatto. È in atto una, per usare la terminologia del codice penale, insurrezione armata contro i poteri dello Stato, la marcia su Roma, e a fronte di questo lo Stato deve rispondere reprimendo questa insurrezione armata. Lo strumento era dichiarare lo stato d'assedio, e così il primo ministro liberale del tempo, Facta, lo aveva proposto. Ma sappiamo che il re ritenne di non fare questo, per varie ragioni, non mi soffermo le varie ragioni, si è cercato di capire bene quali fossero le ragioni, sono più di una, ma comunque. E al contrario, il re, è quello che poi cercherà l'appiglio della legittimità istituzionale, consente a questa insurrezione armata di prevalere, di insediare un primo ministro, e di legittimarlo, ma a posteriori, nel suo ruolo statutariamente riconosciuto, a tacere del fatto che appena 2 anni dopo, col delitto Matteotti, col pronunciamento di una parte rilevante del Parlamento nei confronti di ripudio di una maggioranza parlamentare che era considerata giustamente complice dei mandanti morali, se non solo materiali, dell'assassinio di Matteotti, si aspettava prendesse, ma di nuovo, ricordano gli storici, il re opponeva che non poteva prendere nel 24 una posizione del genere, cioè in pratica sciogliere il Parlamento, perché il re avrebbe detto allora: ma io non posso sciogliere il Parlamento perché il Parlamento ha una maggioranza e dunque io non intervengo. Curiosa questa posizione, si considera che appena 2 anni prima il re non si era preoccupato di ragionare allo stesso modo, ma la cosa prosegue ancora, perché poi il re, lo sappiamo, nell'arco del ventennio ha coperto e avallato tutte le fratture statutarie che il regime aveva imposto, i principi di libertà associativa, di riunione, di libertà politica, che lo Statuto Albertino comunque nei suoi limiti ottocenteschi aveva riconosciuto, sono tranquillamente superate, disinvoltamente superate con la legislazione ordinaria, eccetera, eccetera, fino agli obbrobrio delle leggi razziali del 38, eccetera, eccetera. È curioso che il re, in questo frangente, convinto, non c'è da dubitare che lo fosse, che la situazione fosse drammatica, che l'Italia corresse un rischio di non solo di uscire militarmente sconfitta dalla guerra, ma essere travolta dalle conseguenze di questa sconfitta, e travolta anche se avesse tentato di continuare la guerra, perché questo avrebbe voluto dire accettare e subire i lutti che questo avrebbe determinato. Anche in quel frangente Vittorio Emanuele III chiede una piglio istituzionale. Questo mi ha molto colpito, perché in questa analisi che fa Pellegrini questo dato viene fuori, ma viene fuori e allora mette allo scoperto quella che non saprei come definire, una ipocrisia istituzionale. Tralasciamo adesso il discorso delle convenienze, tralasciamo il discorso della ventennale correità
di questo sovrano nei confronti di un regime che smentiva gli stessi presupposti di quello statuto albertino che appunto il re aveva giurato di osservare e far osservare. Ma a parte questo, quello che colpisce è questo, sembra quasi, da questi appunti, questi riscontri che Pellegrini ha riportato, che in tutte quelle discussioni che cominciano per tempo, perché non è che cominciano da luglio, cominciano prima, l'insofferenza, il malcontento, il malessere nelle forze armate, in alcuni esponenti di rilievo della gerarchia fascista, si erano manifestate, avevano chiesto che si facesse qualcosa, che l'unico che aveva titolo per intervenire in modo formale, per l'appunto, era il sovrano. Ma a fronte di tutto questo, il re Vittorio Emanuele III ha questo atteggiamento di aspettarsi un supporto istituzionale. Ma fa sorridere questo, perché il Gran Consiglio del fascismo, ma come si collocava nello Statuto Albertino? Era un organo che rappresentava la gerarchia del partito fascista, era un organo di partito, non era un organo istituzionale in senso formale. Fra l'altro le Camere erano ancora formalmente in piedi, il Senato del Regno era in piedi, la Camera era certo non più elettiva, era diventata la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Questo è un primo dettaglio che mi ha molto colpito. In fondo tutta questa vicenda ruota e prende le mosse dalla necessità che ci sia qualcuno, in questo caso non possono che essere i gerarchi fascisti evidentemente, visto che sono loro membri del Gran Consiglio, a offrire questa sponda e questa opportunità. E questa è una prima considerazione che mi colpisce, perché intorno a questo atteggiamento, al di là dei dati personali che certamente è stato anche analizzato dal punto di vista storico, l'atteggiamento di questo re, le sue, come dire, debolezze, mancanze, fragilità, opportunismi, ipocrisie, ma colpisce perché rispecchia anche un modo di pensare che viene presentato come un dato di fatto, ma non era un dato di fatto. Era da 20 anni che si operava fuori e contro la legalità statutaria. Questa è la prima osservazione che mi verrebbe conto di fare. La seconda, sempre legata a questo, è che anche qui fa riflettere il modo italiano di affrontare una scelta decisiva, drammatica, radicale come quella di sfiduciare non un qualsiasi Presidente del Consiglio, un dittatore. Un dittatore si tratta di sfiduciare, no, qui non siamo di fronte a un Parlamento democratico liberale. E che cosa si sceglie? Si sceglie che il punto a cui aggrapparsi, a cui attaccarsi, è la questione della restituzione del comando supremo delle forze armate da Mussolini al re, cosa anche qui che a ripensarci appare un po' stupefacente, se non la bulimia di potere di Mussolini, che aveva anche in fondo preteso questa, di fatto aveva preteso questa cessione di una prerogativa non solo del re di allora, ma di tutti i capi di Stato che io sappia ancora oggi, anche repubbliche liberali e democratiche, cioè che il comando supremo delle forze armate spetta al capo dello Stato. Allora, la discussione sembra veramente una discussione paradossale, verrebbe da dire persino bizantina. Cioè stiamo parlando di estromettere il dittatore che da 20 anni governa il paese, che l'ha precipitato nella guerra, e allora per farlo abbiamo bisogno di inventarci questa riunione del Gran Consiglio del Fascismo. E questa riunione peraltro può avvenire solo con il consenso del dittatore, perché poi c'è tutta questa fase complessa, per cui Mussolini non è che il Gran Consiglio si convoca contro la sua volontà, Mussolini partecipa, ha un ruolo. E la seconda cosa, la discussione apparentemente, poi naturalmente nella discussione reale di quella drammatica notte del 25 luglio, tocca i temi cruciali della guerra, dei rapporti con l'alleato tedesco, eccetera, eccetera. Ma la discussione paradossale che riguarda questo tema della restituzione del comando supremo. A me pare che già queste due cose sono due momenti che rispecchiano molto bene non soltanto una situazione determinata in Italia dopo 20 anni di un regime dittatoriale che ha fatto strame delle istituzioni liberali con tutti i loro difetti e limiti, e che per essere estromesso ha bisogno, uno, che sia estromesso da se stesso, dai propri leader di partito, dai propri gerarchi, cioè in sostanza si dà per scontato che il fascismo
può cadere soltanto se lo decidono i fascisti, una parte dei fascisti stessi, e che può avvenire soltanto attraverso questa modalità estremamente ipocrita, verrebbe da dire barocca, no? Per cui il tema del mancato ordine del giorno è la restituzione del comando supremo delle forze armate al re. Allora, tutto questo mi fa riflettere sul fatto che in questa vicenda, che il libro mette in luce molto bene, le discussioni, i timori, le contraddizioni, le polemiche, che questo, come dire, microcosmo rappresentato dai gerarchi del Gran Consiglio rivela in quella circostanza, perché naturalmente non è che le posizioni siano già così chiare e definite, entrano in gioco paure, rivalità, rancori, eccetera, eccetera. Ma questa cosa mette in luce appunto una situazione che, ahimè, a mio avviso, non è sparita soltanto con la fine del fascismo. Nel senso che questo approccio in Italia, anche nell'Italia repubblicana e liberale, di affrontare i temi politici anche più gravi e seri, in modo, come dire, obliquo, tangenziale, cercando di guadagnare tempo, è quasi patetico, ma è drammatico vedere attraverso la lettura delle pagine di Pellegrini, questo continuo, come dire, oscillare fra la consapevolezza che vi è un'urgenza di prendere decisioni definitive e il tentativo di posticiparle per quanto possibile ogni volta, compreso il re, il quale a sua volta, convinto che da tempo, da parecchi mesi, che è necessario fare questo passo, però anche egli sembra esitare, preferisce posticipare, vuole essere sicuro che l'operazione avvenga in un contesto tranquillo, eccetera, eccetera. Questo fa riflettere, perché a mio avviso non riguarda soltanto la vicenda di allora, riguarda una modalità molto diffusa in Italia di affrontare le questioni vere. Esempio tipico, l'abbiamo lamentato tante volte in questa Repubblica, la tendenza che a rinviare, la tendenza del rinvio. Il rinvio come una modalità che permette di evitare di prendere decisioni per l'immediato, che potrebbero essere, o ritenuto che siano, traumatiche, e che invece si spera col rinvio di evitare. La seconda è la corresponsabilità. La tendenza è sempre a cercare di evitare di assumere una responsabilità esclusiva, ma in qualche modo di condividere sempre le responsabilità con varie gradazioni e sfumature. Il che vuol anche dire, al di là di rispettabili crisi di coscienza, è il fatto che prima il Cianetti, poi Albini, poi altri, si aspettasse già Mussolini, giorno dopo, Cianetti gli aveva addirittura mandato già una lettera di ritrattazione del suo, mostravano, come dire, la fragilità anche di, mi vorrebbe dire, la fragilità etico-civile di questi personaggi che stavano al vertice di un apparato di potere, ma poi avevano un'estrema fragilità nell'assumersi le responsabilità conseguenti e relative. La seconda cosa, ma l'accenno solo brevemente, è che anche qui si ha proprio l'impressione che il vertice della politica italiana dell'epoca, certamente c'era il Duce, c'era il re, poi questi gerarchi, si ha l'impressione che non abbia colto bene quale fosse la reale situazione che stava vivendo. Che vi fosse in corso una guerra mondiale che vedeva coinvolte tutte le grandi potenze del mondo. A me a volte mi viene venuto da dire, anche a me e ai miei studenti, a dire, ma pensate che Mussolini, che nel 10 giugno 40 dichiara guerra, tanto per cominciare, a Gran Bretagna e Francia, che non sono due potenze trascurabili, erano le due maggiori potenze in Europa, a parte la risorgente potenza tedesca. Che poi di passata, nei mesi successivi, fa guerra, senza manco dichiarare, alla Grecia e alla Jugoslavia, ma come dire, questa è quantità trascurabile, che nel 41, per seguire l'alleato tedesco, attacca anche lui l'Unione Sovietica, che non era una piccola potenza all'epoca, e dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor si affretta a dichiarare guerra agli Stati Uniti. Mi è capito dire, ma scusate, l'Italia di Mussolini è riuscita a dichiarare guerra a Gran Bretagna, Francia, Unione Sovietica e Stati Uniti, a parte altri minori. Ma c'è qualcosa di abnorme in questo. Vuol dire non conoscere la realtà del mondo. Dino Grandi, appunto, se non ricordo male, era Galeazzo Ciano che citava in un suo diario, che Dino Grandi, che fascistissimo anche lui, squadrista a suo tempo, ma insomma uomo di mondo anche per le esperienze diplomatiche in Gran Bretagna, nel mondo anglosassone, pare, scrive Galeazzo Ciano,
che quando Galeazzo Ciano dice a Grandi, il Duce ha deciso di dichiarare guerra agli Stati Uniti, la risposta di Grandi fu: ma il Duce ha mai provato a vedere quanto è spesso l'elenco telefonico della città di New York? Che lo trovo una battuta. Ma Grandi, con tutto il suo essere fascista, era uomo di mondo, era un uomo che conosceva quantomeno le realtà. E c'è qualcosa al fondo di questi atteggiamenti, di, come vorrei dire, una sorta di provincialismo culturale, di cui lo stesso re è portatore. Il re ragiona ancora nell'ottica, direi quasi ottocentesca, e cioè in un'ottica di equilibri, di, a volte anche di scaltrezze, di, come dire, assecondare la vecchia tradizione sabauda di cominciare la guerra con un alleato e di finirle con l'altro, se l'altro è il vincitore, cosa che è, come dire, ha un suo senso quando il Ducato di Savoia e poi il Regno di Sardegna, ma certo il Ducato di Savoia era un piccolo ducato ai margini di un grande regno come era la Francia o di altri grandi imperi come era stato quello spagnolo e poi quello austriaco, ma che continuare a ragionare in quell'ottica lì, pensando che tutto si può aggiustare, al momento opportuno si cambia, è di nuovo avere un segno incredibile di mancanza di percezione di quella che fosse la realtà che si stava vivendo in quel momento. Il merito che ha questo libro è anche che attraverso la descrizione minuziosa di parole, scritti e gesti, mette in risalto questa, come posso dire, questa tragedia culturale anche, che l'Italia dell'ora, mai meno soltanto di allora, viveva. Grazie anche a Marco Brunazzi per queste sue sempre interessanti riflessioni. Allora, adesso passiamo la parola all'autore, al quale richiamo la mia domanda iniziale, perché come ho detto prima non me la sono dimenticata, e cioè torniamo indietro 14 marzo del 40 nel Golf Club di Roma, giusto? Dove si incontrano Ciano e il Duca d'Acquarone. E poi vai ovviamente con le tue riflessioni. Innanzitutto ci tengo a ringraziare Donatella e l'Istituto del Polo, il Polo del Novecento, l'Istituto Salvemini, per aver organizzato questo evento, e il professor Argentieri per aver appoggiato questo progetto fin dall'inizio, avermi anche messo a disposizione la possibilità di consultare alcune carte, alcuni archivi davvero importanti. E, per quanto riguarda la domanda di Donatella sul libro, sì, ho scelto di partire da questo episodio, forse poco noto al grande pubblico, perché in qualche modo è emblematico, sintomatico di quelli che erano i piani, in qualche modo, che potevano essere attuati da parte di chi aveva in mano diciamo, le redini del paese a livello istituzionale, quindi in questo caso in particolare il re, Vittorio Emanuele III, e il rapporto appunto tra il re e esponenti di rilievo della gerarchia fascista in un momento critico come quello del marzo del 40, cioè un momento in cui l'Italia sembra stia per entrare in guerra da un momento all'altro, ma diciamo che le vicende, soprattutto tra la Germania e gli alleati occidentali, ancora non erano state del tutto decise e segnate, perché appunto Hitler successivamente invaderà la Francia e nel giro di un mese la metterà di fatto KO. In questa fase storica invece, nel marzo del 40, ancora non era chiaro questo, non si sapeva ancora quali sarebbero state le reali conseguenze di un ingresso in guerra dell'Italia in un conflitto che ancora doveva essere deciso, e quindi la monarchia sente l'esigenza di provare a sondare un esponente di rilievo del regime, il più giovane, il più ambizioso forse, da questo punto di vista Galeazzo Ciano, che era tra l'altro anche imparentato con Mussolini e all'epoca rivestiva il ruolo di ministro degli esteri, appunto sondarlo attraverso Acquarone, che di fatto era il braccio destro del re, era il tramite tra la corona e il mondo della politica in quel momento, sondarlo nell'eventualità che egli potesse provocare la riunione del Gran Consiglio, che a sua volta potesse provocare la messa da parte di Mussolini e l'affidamento del potere allo stesso Galeazzo Ciano. Questo evento è raccontato e appuntato brevemente, sinteticamente, da Galeazzo Ciano nel suo diario, e fu raccontato in maniera molto più estesa da Umberto II nel corso di un'intervista successiva. E quindi mi interessava proprio perché Acquarone diventerà uno dei protagonisti di questa vicenda, soprattutto nel periodo del 43. E Ciano, anche lui, in Gran Consiglio, prenderà la decisione di votare contro Mussolini, terrà un discorso anche
di valore, coraggioso, dove fece in sostanza la storia diplomatica italiana degli ultimi anni, e pur non dichiarandolo esplicitamente fece capire che per l'Italia era giunto il momento di mettere fine all'alleanza con la Germania, e la sua fine tragica a Verona completerà in qualche modo questa vicenda, anche con contorni appunto di sangue. Quindi mi interessava proprio perché era l'inizio di un cerchio che poi si chiuderà solamente il 24 luglio, il 24 e il 25 luglio, e quindi come punto di inizio appunto di questa storia, perché già qui, già in questo momento sono chiari alcuni indirizzi che verranno invece successivamente messi proprio in pratica da parte dei protagonisti di queste vicende. Allora, abbiamo una domanda dall'avvocato Segre. Quando il re traditore spargiuro partì per Ortona, su un automobile insieme alla regina generale Puntoni, venne accompagnato da una settantina di automobili. Il quesito è questo: come mai, percorrendo la via Tiburtina per decine e decine di chilometri, il posto di blocco tedesco non lasciarono passare impunemente 70 automobili, non colpirono nessun soldato tedesco addetto alla vigilanza? Come si spiega questo mistero? Una domanda molto interessante che riguarda un periodo proprio esattamente successivo al 25 luglio, quindi siamo nelle ore che seguono l'annuncio dell'armistizio dell'8 settembre dell'Italia. Un momento molto caotico, in quanto appunto i vertici delle forze armate e del paese appunto si ritrovano travolti, in questo caso proprio dagli eventi. Allora, è difficile rispondere a questa domanda poiché non ci sono documenti e carte che ci aiutino a dare una risposta certa, proprio perché si tratta del classico caso di un evento storico sul quale possiamo solamente proporre delle interpretazioni a seconda di quelle che sono appunto gli studi effettuati, perché non c'è una carta ovviamente che, ad esempio, un nulla osta firmato scritto da Kesselring ai suoi sottoposti di lasciar passare il corteo reale o meno, e se anche fosse esistita una carta così compromettente sarebbe stata evidentemente fatta sparire subito. Ci sono state avanzate delle ipotesi più o meno persuasive. Allora, secondo una certa lettura, però non suffragata da documentazione, può essere stata avanzata una sorta di patto scellerato praticamente tra... Non ci sono prove, non ci sono documenti, chiaramente, ma secondo alcuni studiosi, appunto, tra le autorità tedesche, Kesselring in particolare, e le autorità italiane, che non si impegnavano quindi a imbracciare le armi nei confronti dei tedeschi, i tedeschi in cambio permettevano al corteo di tornare in column verso il sud. Secondo altre invece ricostruzioni, in sostanza, in un momento così caotico e confuso, non erano giunti ordini precisi da parte dell'alto comando tedesco di intercettare il corteo, perché in quel momento l'obiettivo dei tedeschi era tamponare lo sbarco alleato a Salerno e mandare lì la maggior parte delle unità e contemporaneamente disarmare le forze armate italiane intorno alla capitale. C'erano circa 5 divisioni dispiegate, e quindi non fosse stata in quel momento una priorità assoluta occuparsi appunto del governo italiano. Certo, da pensare il fatto che la via Tiburtina fosse stata nonostante fosse presidiata dai tedeschi, non avessero appunto deciso di arrestare il corteo, ma l'avessero lasciato passare, perché testimonianze appunto di personaggi che all'interno di questo corteo confermarono di essere stati fermati dai tedeschi più volte lungo il tragitto, ma mai, come dire, non si optò mai per la cattura appunto del corteo. Quindi queste sono al momento, per quanto i documenti hanno prodotto, e c'è un'enorme mole di documenti a riguardo l'8 settembre, nello studio di queste carte al momento non è emersa la cosiddetta pistola fumante che ci possa aiutare a dare una risposta definitiva, per cui possiamo solo avanzare ipotesi per il momento. Io ho aggiunta, non ho nessun documento, secondo me è stata una scelta di buonsenso tedesca, una scelta di buonsenso perché bombardare il corteo oppure arrestare tutti i
i fuggitivi in blocco, sarebbe stato un ingombro insopportabile per la Germania. Sì, no, ma sarebbe stato, guardi, mi creda, non c'è dubbio, ma io non parlo dal punto di vista etico o dal punto di vista pratico, parlo dal punto di vista politico, nel senso che, a mio giudizio, ma ripeto, è una mia ipotesi, diciamo, estremamente, cioè, non suffragata, ma l'assenza di documenti potrebbe andare in questa direzione. Una scelta di buon senso, presa non so esattamente da chi, lasciamoli andare perché è meglio che se ne vadano, tanto comunque vinciamo noi o comunque faremo i conti al momento giusto, lasciamoli andare dove vogliono andare purché si levino di torno. Perché se il re fosse stato arrestato, dove lo mettevano? Lo portavano in Germania? Lo mettevano in una fortezza? C'era il rischio che diventasse un punto di riferimento. Avrebbe rovinato i piani di Hitler, che forse già erano in pectore, di costituire un regime filotedesco al nord. Io non sottovaluterei questa possibilità, mi creda. Prego. Qualche esponente del gruppo polacco come qualche nazista, perché mi lascio pensare un po' più difficile, dov'è nascosto Mussolini al Gran Sasso, perché è un segreto dell'ordine degli alleati dargli personalmente il braccio, invece anche deve non cadere vivo nelle mani avversarie. Allora, da questo punto forse di conti, forse c'è questo segreto intesa, dopo il test ti dici dove è nascosto il Mussolini, il campo operatore, e io ti lascio passare, però mi porti molto dubbio, molto per noi, perché Hitler voleva la regina c'era a principe vivo al posto che avanzano e il re dice sotto momenti cosa vuoi che mi faccio con te, loro la considerazione, voglio dire, la monarchia la matrice spartura è ascesa all'ultimo gradino di una persona di colore. Su questo non ci sono dubbi. No, io sono d'accordo con lei. Finché non troviamo documenti, se mai li troveremo, le ipotesi valgono quello che valgono, naturalmente. Io comunque rimango dubbioso perché secondo me sterminare tutto il corteo, comunque arrestarlo, imprigionarlo, sarebbe costato uno spreco di energia enorme per i tedeschi e un rischio. Perché se ci fosse stata la notizia il re sta lì, voglio dire, ci sarebbe stato maggiore animazione dal punto di vista della resistenza all'invasione tedesca, mentre invece lasciarlo fuggire e andare al sud poteva essere alla fine il miglior modo per sbarazzarsene. Però rispetto alla sua ipotesi, io questa mia, siamo d'accordo, finché non salta fuori qualcosa siamo perfettamente d'accordo. Se non ci sono altre cose, domande, per carità, io avevo anche una chiosa breve da fare. Sì, io volevo solo aggiungere su questa questione che Kesselring fu interrogato su questa questione, lui e altri esponenti dell'esercito tedesco non è mai filtrato nulla, ha sempre smentito tutto, quindi mantenere segreta totalmente una notizia di questo tipo non è facile quando le fonti sono così tante, perché qualcosa filtra, qualcosa viene fuori. Invece in questo caso, a livello proprio di testimonianze e documentazioni, non è mai emerso nulla né da parte italiana né da parte tedesca, quindi è quantomeno un buco nero in cui è difficile muoversi. Ma al momento io propenderei più a credere al fatto che nella confusione in cui erano entrambi gli schieramenti in quel momento probabilmente avevano altre priorità
militari, essenzialmente militari più che politiche, a cui stare dietro, e anche la questione di Mussolini in qualche modo è finita in mezzo a tutto questo. Ci sono altre domande? No? Vediamo se qualcuno ha posto delle domande o delle riflessioni. Forse no, sai? Allora, lascio la parola a Federico Argentiere. No, io volevo fare una chiosa conclusiva per il dovere di informazione. Cioè, c'è un nesso, esiste un nesso tra le vicende di allora e le vicende attuali, sorprendentemente. E vorrei in questa occasione, diciamo così, segnalarlo. Il nesso è che sia mio nonno che il figlio secondogenito di Montezemolo, che era un cardinale, poi divenne un cardinale, Andrea Montezemolo, che è morto ultra novantenne da poco, all'epoca era ragazzino, trovarono rifugio nel periodo dal processo di Verona, nel caso di mio nonno, e del arresto di Giuseppe Montezemolo, che distano 2 settimane, come ho detto prima, nel gennaio del 44 trovarono rifugio nel Pontificio Collegio Ucraino di Roma. Il Pontificio Collegio Ucraino, che esiste ancora, è un palazzo su Gianicolo, era il segnale che sia la Chiesa Cattolica che il regime fascista accettavano una presenza religiosa e culturale degli ucraini a Roma, non politica. Ci fu messaggio mandato dal regime agli esuli ucraini dicendo politica no, fate religione, fate le vostre attività culturali, vi diamo una cattedra alla Sapienza, che era tenuta da un certo Eugenio Onatsky, però la politica no, non la fate qui, la fate altrove se possibile. Infatti il povero colonnello Konovalets, che era il capo dell'organizzazione dei nazionalisti ucraini, andò a Rotterdam a fare una riunione politica e gli scoppiò una bomba in faccia, reo confesso il colonnello Sudoplatov del KGB, questo all'atere. Allora, perché è importante questa cosa? Perché il terribile personaggio che si chiamava Stepan Bandera, che era il successore di questo Konovalets alla testa dell'organizzazione dei nazionalisti ucraini, nazista, come viene chiamato dai russi, non c'entra niente, era uno di quei personaggi complessi simili a Montezemolo e a Perlasca. Cioè era un simpatizzante dichiarato, anzi un aderente dichiarato del fascismo italiano, infatti il nome evocava anche, diciamo così, il quale ereditò questa situazione impossibile nel 1938 e cercò di districarsi tra gli uni e gli altri, tra l'incudine e il martello. Il suo collaborazionismo presunto, strombazzato dai sovietici e dai russi oggi, durò una settimana esatta. Dal momento dell'ingresso delle truppe naziste in Unione Sovietica al momento in cui i tedeschi dissero: ucraini, scordatevi l'indipendenza, non ce l'avrete mai, noi siamo una forza occupante e se per caso contestate la nostra decisione finite male. Infatti Bandera viene deportato in un campo di concentramento, i suoi due fratelli vengono deportati ad Auschwitz, dove muoiono, lui sopravvive e ritorna fuori nel 1944. Per farla breve e concludo, la leggenda di un presunto nazismo dei banderovzi, come lo chiamano i sovietici e i russi di oggi, feroci, uccisori di tutto, eccetera, eccetera, è una leggenda basata su che cosa? Basata sul fatto che dal 1944 al 1957 ci fu una resistenza accanita alla rioccupazione sovietica, che coinvolse i paesi baltici, la Polonia, Armia Krajowa e la stessa Ucraina. A questo è dovuto, e che fu soltanto distrutta nel 1957, addirittura dopo
la rivoluzione ungherese, che aveva avuto tutt'altra motivazione, che non era un'eredità della Seconda Guerra Mondiale, ma era un fenomeno, diciamo così, nuovo. Questa è un'altra questione tabù, perché addirittura parlare di resistenza antisovietica, per carità, apriti cielo, non se ne deve parlare nemmeno. C'è un personaggio, e chiudo, Marek Edelman, un ebreo polacco, che riuscì a sopravvivere sia all'insurrezione del ghetto di Varsavia, alla quale partecipò validamente, sia all'insurrezione di Varsavia dell'anno successivo, entrambe schiacciate dai nazisti, il quale lasciò nella sua eredità politico-culturale anche questo messaggio. Ricordatevi che noi, cioè noi che abbiamo resistito ai nazisti, abbiamo anche resistito a Stalin. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti. Però abbiamo passato la palla alla generazione successiva, anzi alle generazioni successive, che invece ci sono riuscite. Questo mi sembra importante ricordarlo. Comunque, la famiglia custodisce il soggiorno al Pontificio Collegio Ucraino come, diciamo così, una cosa importante e alla quale essere grati. Io sono andato lì e ho chiesto se esisteva qualche documentazione, mi hanno sorriso con aria un po' sovietica dicendo no, non c'è niente, secondo me non è vero, ma chi lo sa. E un'ultimissima cosa, è importante appunto ricordare questi fatti perché sono molto complessi. Quello Natsky di cui ho parlato, che era non era un fascista, era semplicemente un nazionalista ucraino simile ai mencevichi o ai socialrivoluzionari russi, di quell'orientamento lì, che arrivò in Italia dopo la fondazione dell'Unione Sovietica, alla quale lui non aderì, e appunto insegnò letteratura ucraina per 20 anni alla Sapienza, e poi nel 1943 fu arrestato perché era contrario al nazismo. Ha immediatamente preso contatti con la resistenza italiana, era stato arrestato dai tedeschi, portato a Via Tasso, dove non l'avevano accarezzato, poi lo liberarono perché in fondo non gli interessava, videro che non aveva grandi livelli di informazione o di attività, e dunque lo lasciarono andare, e poi lui se ne andò prima in Argentina, poi negli Stati Uniti, e dove morì e lasciò un'eredità importante dal punto di vista cartaceo, che però pochi hanno avuto l'interesse a guardare, che invece sarebbe interessante andare a guardare, soprattutto in un momento come questo. Questo tanto per rendere giustizia ai cosiddetti banderovski, che sono il non plus ultra del nazismo ucraino, cosiddetto, che è durato, semmai c'è stato, una settimana e non di più. Grazie. Grazie. È una domanda interessante, come dicevamo prima, non essendoci documenti che possano darci una risposta definitiva, possiamo solo avanzare ipotesi, e io credo che in quel momento non fosse il principale dei loro problemi Mussolini, nel senso che stavano organizzando una partenza improvvisata con i tedeschi che avanzavano verso il cuore della capitale, e senza entrare nel merito del discorso dei preparativi alla resistenza tedesca che dovevano essere condotti nelle settimane precedenti di comune accordo con gli alleati, la versione ufficiale italiana che gli alleati avevano anticipato la dichiarazione dell'armistizio, gli italiani quindi non erano pronti, a dire di tutto questo, in quel momento la priorità di Badoglio e del sovrano era di partire il prima possibile, fare in modo di non essere circondati finché c'era una strada libera appunto che poteva portare al sud. Hanno pensato a Mussolini, secondo quanto è stato raccontato, nel momento in cui erano al castello di Crecco, vicino Chieti, a quel punto ci fu una battuta, credo, della duchessa di Bovino, se non ricordo male, che chiese a Badoglio cosa ne sarà del cavaliere Mussolini a questo punto, e Badoglio disse, secondo questa ricostruzione, rispose, ma a quest'ora l'avranno già liberato. Questa è l'unica testimonianza che abbiamo documentale in qualche modo riguardo alla questione Mussolini, quindi non era probabilmente appunto la priorità in quel momento era trasferire il governo in un luogo sicuro che non fosse né in mano agli alleati né in mano ai tedeschi per poter permettere all'armistizio di essere esecutivo e cercare appunto anche di trovare il modo di
di avere un'organizzazione con gli alleati che permettesse all'Italia di rimanere viva a livello giuridico come entità statale. Non era chiaramente tutto molto complesso, perché la partenza, appunto, come ho detto, non era stata preparata, tant'è che si lasciarono indietro molti documenti, molte cose anche importanti. Questo dà l'idea, appunto, della mancanza di lungimiranza che in quel momento era presente. Cioè, come dicevamo anche prima, in riferimento al discorso della caduta di Mussolini, personaggi di altissima importanza storica che, invece che, come dire, fare loro la storia, la inseguono, in questo senso, cioè sono passivi verso la storia, non sono in grado di interpretare in quel momento gli eventi, proprio perché gli manca probabilmente in quel contesto la capacità di decifrare questi eventi, cioè li subiscono. E quindi anche il discorso dell'8 settembre va visto, secondo me, con questo tipo di lettura. Ecco, è mancato in quel momento, da un lato, il coraggio di assumersi fino in fondo le responsabilità della scelta netta che era stata presa con l'armistizio. D'altro canto, però, dobbiamo anche sempre stare attenti a non giudicare col senno di poi, perché la percezione degli eventi in quel momento era molto differente rispetto a quella che abbiamo oggi. E anche giudicare personaggi come Badoglio, appunto, secondo me bisogna avere sempre attenzione, perché in quel momento è facile oggi, appunto, fare il processo alla storia e quindi alle azioni di Badoglio, ma ricordiamoci anche la situazione che Badoglio ha ereditato il 25 luglio e i 45 giorni del suo governo. Si trovava costretto a dover, da un lato, mediare con gli alleati per ottenere migliori condizioni possibili sul fronte dell'armistizio, d'altro canto ingannare i tedeschi per fare in modo che non scoprissero nulla di quanto accadeva, poiché altrimenti le conseguenze sarebbero state quelle che poi abbiamo visto successivamente in Ungheria. Il professor Argentieri sicuramente sull'argomento è molto molto esperto, quindi bisogna avere sempre, secondo me, una certa prudenza, appunto, soprattutto nei giudizi, perché il senno di poi ci porterebbe davvero a confondere in alcuni momenti i piani, per quanto gli eventi abbiano parlato e le conseguenze siano state gravissime, soprattutto per gli italiani che erano sotto le armi fuori dal paese, soprattutto in Grecia, in Jugoslavia. Pensiamo alla tragedia di Cefalonia e tutte quelle Cefalonie non conosciute dal grande pubblico, con numeri più piccoli, ma che sono state tragedie immense, meriterebbero uno studio sistematico su ognuna di queste. Quindi questo, appunto, per rispondere al quesito. Anche questa è una domanda interessante. Allora, solamente le prime sedute del Gran Consiglio venivano stenografate quando venne fondato. Successivamente veniva emanato un comunicato che praticamente riassumeva brevemente il contenuto della discussione. Nel caso specifico dell'ultima seduta del Gran Consiglio, Grandi richiese espressamente al segretario del partito Scorza la possibilità di avere uno stenografo per l'occasione, ma Scorza si rifiutò, portando la voce di Mussolini che era contrario, ritenendo, appunto, che non ci fosse bisogno di questo e che, poiché nell'ottica, nell'intendimento di Mussolini, questa non doveva essere altro che un confronto tra i gerarchi che volevano sapere e Mussolini che dava loro delle notizie vere di prima mano sulla guerra. Quindi fu rifiutata questa, da Mussolini e da Scorza, la possibilità del resoconto stenografico. Addirittura, secondo alcune ricostruzioni, era vietato anche solo prendere appunti, ma in realtà, come sappiamo, appunto, appunti vennero presi. Ad esempio, la prima base proprio del mio lavoro è stato ricostruire, in base agli appunti autografi presi da Federzoni, in particolare durante la seduta, presi matita, tra l'altro, in lapis su carta, e successivamente anche Bottai e altri gerarchi presero a loro volta appunti dal vivo, che poi rielaborati costituiranno una prima ipotesi di verbale e che poi io ho messo a confronto con le altre ricostruzioni fatte dai protagonisti. Quindi un verbale vero e proprio non fu fatto per decisione, appunto, di Mussolini, ma è possibile, cioè, nonostante, ricostruire quantomeno un'atmosfera e gran parte del senso degli interventi sulla base del confronto filologico e storico delle versioni che sono state date dai singoli protagonisti. Chiunque di voi abbia avuto esperienza partecipare a delle riunioni anche di un certo tipo, anche di lavoro, saprà benissimo che se si chiede a ognuno dei membri di questa riunione come è stata l'unione, ognuno darà una propria versione diversa dall'altra, perché la vede dal proprio punto di vista, si concentra magari sul suo intervento trascurando gli altri. E il lavoro dello storico, quando
per ricostruire un evento di questo tipo è appunto più complicato, perché non c'è solo questo, ma c'è anche la volontà magari del protagonista di raccontarsi sotto una luce differente per giustificare il proprio comportamento, e quindi saper valutare, a seconda dello studio e del confronto con le varie fonti differenti, cosa realmente si avvicina alla realtà, secondo il punto di vista ovviamente dell'autore, cosa invece è una ricostruzione ex post che rischia invece di inquinare la ricerca della verità appunto all'interno del discorso. Io ho provato a fare la ricostruzione più completa possibile, perché il mio intento era fornire allo studioso, all'appassionato, uno strumento prima di tutto, cioè uno strumento che permettesse a chi legge di farsi un'idea su cosa è successo durante la seduta, sul significato degli interventi e anche proprio sull'andamento stesso della seduta, che non fu affatto scontato, perché Mussolini, che nonostante fosse giunto ormai al termine la sua parabola politica, possedeva grandi doti di dialettiche, esperienza, soprattutto conosceva i suoi uomini che lui stesso aveva forgiato e in parte anche creato, e quindi in un certo punto Mussolini fu però vicino a soccombere, poiché lui stesso aveva fatto una ricostruzione della guerra in introduzione spietata, che non lasciava grandi speranze. Ciononostante, in una seconda fase del dibattito riuscì a riprendere mano alla situazione, riuscì a riprendere mano alle redini, e stava quasi per mettere lui in minoranza gli oppositori, e lì si vedono anche le qualità e l'esperienza politica di singoli membri, che non erano semplici comparse chiamate a un ruolo da protagonisti della storia, ma erano uomini in alcuni casi che avevano una lunga esperienza politica, anche alcune importanti anche qualità intellettuali, come nel caso appunto di Federzoni o di Bottai stesso, quindi personaggi che non erano, come dire, prodotti esclusivi del regime, ma avevano una loro capacità di interpretare a livello critico anche il momento, e riuscirono a riprendere in mano una situazione che stava veramente volgendosi al peggio nei loro confronti. Quindi è interessante anche vedere da un punto di vista proprio politico, perché ci sono dei passaggi che sono di esclusiva lettura politica, l'abilità di certi uomini nel capire appunto anche come influenzare i membri, quelli che De Felice definiva la palude del Gran Consiglio, cioè coloro che erano i novizi, che entravano in Gran Consiglio per la prima volta e che nel loro caso sì, erano uomini che erano stati creati dal regime e che quindi avevano la tendenza a dire sì a Mussolini anche per una questione di fascino e di riconoscenza, e quindi essere riusciti anche a portare dalla loro parte queste figure secondarie è stato merito dell'abilità politica di personaggi appunto come Grandi, come Bottai e come Federzoni stesso, che poi in alcuni casi hanno pagato o con la vita, come nel caso appunto dello stesso Galeazzo Ciano, e nel caso anche di alcuni di questi gerarchi minori, mi viene in mente appunto Gottardi, che era un gerarca ferrarese, che si trovava la prima volta in Gran Consiglio, lui non sapeva cosa votare, e in qualche modo fu spinto, ecco, dall'abilità anche dialettica di Grandi e dei suoi, come dire, sodali, a prendere questa decisione che poi pagherà appunto con la vita nel gennaio del 44, quando questa vicenda si concluderà con un processo farsa basato su nessuna base giuridica, dove questi uomini verranno condannati per il reato incredibile, tradimento dell'idea letteralmente, pur avendo votato liberamente, perché il paradosso di questa storia qual è? È che un regime totalitario cade per voto, per un voto democratico in questo senso, cioè su una sfiducia. Quindi questo è anche un altro paradosso, se vogliamo, e questo ci aiuta a comprendere anche il paradosso stesso del regime fascista, che è un totalitarismo imperfetto da questo punto di vista, perché sì, controllava i gangli del potere più importanti, sì, controllava la stampa, era riuscito a controllare le forze armate in un certo senso, anche se mai del tutto, ma si reggeva comunque su un compromesso, che era quello appunto che era il re alla fine che decideva chi comandava, e lo statuto albertino dava al re la possibilità di revocare, così come aveva dato il potere a Mussolini, di poterglielo revocare, oltre alla presenza del Vaticano, che era un'altra presenza molto importante. Quindi, a differenza ad esempio del regime nazista, dove per eliminare Hitler l'unica strada era un colpo di stato violento, come tentarono i generali tedeschi nel 44, in Italia c'era ancora la carta istituzionale e costituzionale, ed è quella su cui punta il re fin dal 1940. Grazie. Allora,
Se non ci sono più domande, ci avviamo ovviamente alla conclusione. Ringraziamo tutti per la partecipazione. Ci tengo a dire che questa iniziativa rientra nelle iniziative per il 25 aprile, per le celebrazioni del 25 aprile, con il sostegno di Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte e soprattutto del Comitato Resistenza e Costituzione, che è un ente d'emanazione del Consiglio regionale del Piemonte, che porta avanti appunto i valori sia della resistenza sia della Costituzione. Vi ringrazio, chiudo con una facezia, forse, mettiamola così, che mi permetto di fare, che questo è un libro che parla di uomini ed è fatto da uomini, non nel senso di essere umani, ma proprio da uomini, da maschi. Le donne non ci sono in questa storia, ma Francesco, con la sua sensibilità, infatti, e lì volevo dire, Francesco con la sua sensibilità ha inserito la moglie di Mussolini, Rachele, e Claretta, l'amante di Mussolini, anche se queste parole sono entrambe riduttive per le due, nella figlia, Edda, esatto, che sono le donne che in qualche modo in secondo piano, ma hanno a parte che hanno un intuito incredibile, sono la moglie e l'amante a mettere guardia Mussolini, così come la regina che è stata citata dall'avvocato Segre, che dicono guarda che qua le cose si mettono male. Esatto, hanno una visione, hanno una visione che lui non ha, anche se lui è addentro e loro sono spettatrici. Edda è messa in questa posizione terribile, veramente tragica, di essere figlia di Mussolini e moglie di Ciano, e lei scriverà appunto una lettera al padre per chiedergli, insomma, non ci sarà verso di graziare questo genero traditore. Va bene, vi ringrazio ancora a tutti, grazie a Francesco Pellegrini. Un ultimo minuto, scusate, ma veramente questo non posso non dirlo. Due cose, un suggerimento cinematografico, se qualcuno non l'ha visto, il film su, non ricordo come si chiama, su Galeazzo Ciano e da Mussolini, che si chiama, un film inglese, con Anthony Hopkins che fa Ciano, ringiovanito, la Sarandon che fa Edda Ciano e Bob Hoskins che fa Mussolini, un film straordinario di 4 ore, un film per la TV. E in conclusione la lista, visto che sono tutti nominati qui nel libro, la lista dei 5 gerarchi fascisti che si opposero in maniera più o meno risoluta alle leggi razziali: Acerbo, Balbo, morto nel 1940, De Bono, fucilato a Verona, De Stefani, sopravvissuto, Federsoni. Questi 5. Documentato senza possibilità di dubbio, in maniera inoppugnabile. Una cosa che sfuggì a De Felice quando scrisse Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, ma che poi venne ritirata fuori, e ci sono appunto dei riscontri che non lasciano ombra di dubbio. E insomma, non è servito a molto, però perlomeno c'è chi ha. A me lo disse Leo Valiani, io non sarei potuto andare a visitare Auschwitz quando ero giovane, più giovane di te adesso, se non avessi avuto questo peso sulla coscienza, se avessi avuto questo peso sulla coscienza, che mio nonno non si fosse opposto. E, importante questo fatto. Bruno Bottai, figlio di Giuseppe Bottai, che era un nostro ambasciatore, me lo disse in modo molto sincero, mi disse guarda, una cosa che ti invidio a tua madre e a te, mio padre non si oppose alle leggi razziali, era un fascista creativo, revisionista, eccetera, ma sulle leggi razziali purtroppo non si oppose, e questo mi pesa tutti i giorni. Sic. Grazie. Sì, è nella nostra biblioteca, nella biblioteca del Polo, e quindi può essere preso in prestito. Purtroppo temo che le copie qua a disposizione siano già state vendute tutte, però insomma ce l'abbiamo qua al Polo, quindi può prenderlo in prestito. Grazie.